Il corpo fisico non è fatto di materia, ma di energia. L'energia che percepiamo nel corpo implica l'esistenza di un potere più grande di quello necessario a far funzionare il veicolo fisico individuale. Il potere dell'energia cosmica, che sostiene gli universi, vibra anche nel nostro corpo. L'energia cosmica è uno degli aspetti di Dio. Perciò noi siamo fatti a sua immagine, perfino dal punto di vista fisico. In che cosa consiste l'energia presente nel corpo? La nostra forma fisica è costituita di molecole, le molecole di atomi, gli atomi di elettroni e gli elettroni di forza vitale o di vitatroni, innumerevoli miliardi di particelle di energia. Con l'occhio spirituale potrete vedere il corpo come un insieme di particelle scintillanti di luce, l'energia che emana dai 27.000 miliardi delle vostre cellule. L'illusione vi fa credere che il corpo sia fatto di carne. In realtà non si tratta di materia, ma di energia. Poiché pensate di essere fatti di carne e ossa, talvolta vi considerate delle creature deboli, ma se vi rendete conto che la coscienza di Dio è presente nel vostro corpo, comprenderete che la carne è soltanto una manifestazione fisica dei cinque elementi vibratori: terra, acqua, fuoco, aria e etere. Il corpo umano è composto di cinque elementi universali. L'intero universo, cioè il corpo di Dio, è composto degli stessi cinque elementi che costituiscono il corpo dell'uomo. La forma stella del corpo umano rappresenta i raggi di questi cinque elementi. La testa, le mani e i piedi formano le cinque punte della stella. Così, perfino in questo senso, siamo fatti a immagine di Dio. Anche le dita rappresentano i cinque elementi della vibrazione cosmica intelligente che sostiene la struttura della creazione. Il pollice è simbolo della terra, l'elemento più grossolano, e da questo deriva il suo spessore. L'indice dell'acqua, il medio del fuoco fiammeggiante, e perciò è il dito più lungo. L'anulare rappresenta l'aria e il mignolo l'etere, un elemento molto sottile. Massaggiare ciascun dito ravviva il potere specifico che rappresenta. Per cui, massaggiando il medio, simbolo del fuoco, e l'ombelico, contrapposto al centro lombare o del fuoco situato nella spina dorsale che regola la digestione e l'assimilazione, si contribuirà a superare l'indigestione. Il movimento è una delle manifestazioni di Dio nella creazione. L'impulso a esprimere il movimento ha dato luogo alla formazione dei piedi e delle gambe nel corpo umano. Anche le dita dei piedi sono materializzazione dei cinque raggi energia. Gli occhi simboleggiano Dio Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, rispettivamente nella pupilla, nell'iride e nella cornea. Quando vi concentrerete nel punto fra le sopracciglia, la corrente di entrambi gli occhi converge in una luce unica e potete vedere l'occhio spirituale, cioè l'occhio di Dio. Noi abbiamo due occhi a causa della legge della relatività che governa il nostro universo dualistico. Gesù ha detto: «Se perciò il tuo occhio è singolo, tutto il tuo corpo sarà pieno di luce». Matteo 6,22. Se guardiamo attraverso l'occhio spirituale, l'occhio singolo di Dio, vediamo che tutta la creazione è costituita di una sola sostanza, la sua luce.